un progetto sociale, un progetto artistico e un progetto digitale, diciamo così, no? E abbiamo trovato nella persona del presidente della regione un sostegno, una comprensione di questo progetto che parte da luglio fino a dicembre, e non soltanto nella regione di Napoli, non soltanto anche a Napoli, però chi va a Caserta, nella regione delle cinque province finalmente. E questo è anche una volontà del San Carlo di assumere come teatro pubblico una sfida sociale per andare verso alcuni paesi, come l'ha detto il Presidente, dove c'è stato tante sofferenze, tante difficoltà. Ed è un programma che abbiamo definito, detto con grande sincerità, anche per dare una mano indirettamente al Teatro San Carlo, cioè per fare arrivare altri 5 milioni di euro al Teatro San Carlo in maniera tale che possa andare avanti senza grandi sofferenze. È un programma bello che parte da Napoli, a Piazza del Plebiscito, ma che guarda a tutto il territorio regionale. Toccheremo le università della Campania, toccheremo luoghi turistici, toccheremo anche luoghi d'arte, ancora Carditello, ancora Padula. Ma insomma, credo veramente che sia un programma straordinario ed entusiasmante.